Prego, capo. Grazie Marco, grazie Pasquale per questo incontro, signori moderatori, gentili colleghe e colleghe. Approccio diagnostico e stratificazione del rischio. Credo che il messaggio più importante che ci deriva dalle linee guida, le ultime linee guida che sono ormai datate perché sono 2014, però è un messaggio fondamentale che è riassunto in questa diapositiva, che ci dice che una volta fatta la diagnosi di embolia polmonare, quindi siamo arrivati alla fine dell'inizio del percorso, cioè quando abbiamo identificato che il paziente ha un'embolia polmonare, dobbiamo stratificarne il rischio. E questa diapositiva ci dice che il rischio viene stratificato come paziente ad alto rischio o a non alto rischio. Un paziente ad alto rischio è un paziente che ha un rischio di mortalità elevata, quasi il 30% di mortalità a 30 giorni, quindi una mortalità a breve termine. E chi è il paziente ad alto rischio? Un paziente con embolia polmonare diagnosticata, ripeto, siamo arrivati alla fine del percorso, che ha i marker di laboratorio positivi, specificatamente la troponina elevata, ma stanno affacciandosi anche ulteriori marker di laboratorio, che ha una presentazione clinica di elevata complessità, è un paziente che si presenta in shock e ipotensione, e che ha altri marker, uno fondamentale, l'ecocardiografia, che ci fa vedere fondamentalmente la compromissione del ventricolo destro, quindi dilatazione delle cavità, elevate velocità, compromissione anche qualche volta della funzione del cuore sinistro, o un criterio pesi o spesi, cioè la severità, un indice di severità dell'embolia polmonare elevato, e questo l'abbiamo sentito anche dai precedenti relatori. Quindi identifichiamo in questa maniera un paziente ad alto rischio, o se non ha parte di questi marcatori o non ha nessuno di questi marcatori, è un paziente a basso rischio, è un paziente con embolia polmonare. Attenzione, non stiamo parlando di probabilità di embolia polmonare, ma un paziente in cui abbiamo identificato l'embolia polmonare, diciamo questo paziente è un paziente che morirà probabilmente col 30% di possibilità di morire entro 30 giorni, o ha una bassissima probabilità di morire, perché il basso rischio è un paziente che ha una mortalità inferiore all'1%, ed è un paziente che non ha nessuno di questi marcatori positivi. In mezzo c'è il non alto rischio, che è il 70% dei pazienti che si presentano normalmente. E facciamo un passo indietro, dobbiamo essere arrivati alla diagnosi di embolia polmonare. E come ci arriviamo? Ci arriviamo perché il paziente si presenta con dei sintomi assolutamente aspecifici. Ci è stato già detto anche da Galgano poc'anzi che i sintomi della embolia polmonare acuta sono dispnea, dolore toracico, tachicardia, tachipnea, sono tutti sintomi assolutamente aspecifici. Allora, perché un paziente con dispnea dobbiamo sospettare che ci sia l'embolia polmonare? Perché dobbiamo sospettare che sia entrato in questo quadro che 150 anni fa ci ha descritto Virchow e che ci è stato egregiamente anche esposto questa mattina, ma probabilmente proveniente da una di queste fattori di rischio predisponenti. E fra i fattori di rischio predisponenti ci sono ad alta predisponibilità, cioè sono altamente predisponenti, per esempio alcune chirurgie come quella ginecologica, come quella della protesi dell'anca, del femore, o l'allettamento prolungato, o purtroppo anche la gravidanza, che è uno dei fattori che espone le donne al rischio di embolia polmonare. Fra tutti questi fattori ci sono anche la lungodegenza in medicina, o comunque un ricovero in medicina per un'alta per pazienti altamente critici, pazienti che quindi vengono allettati o hanno uno scompenso cardiaco avanzato, hanno una forma avanzata di patologia polmonare. Tutti questi pazienti critici, se trattati solo per un breve periodo con le eparine, perché comunque la profilassi abbiamo insegnato bene a farla ai chirurghi, la profilassi con eparine, ma la facciamo forse un po' meno bene nelle medicine, o perlomeno la facciamo per un periodo poco prolungato, la facciamo per 5 giorni, 7 giorni, la durata della degenza media in un reparto di medicina. Ma se prolunghiamo la durata del trattamento con eparine oltre le 3 settimane, probabilmente incorriamo, come questa analisi dice, in una minor quantità di eventi tromboembolici successivi al ricovero per criticità. Anche se trattare in maniera prolungata vuol dire esporre il paziente a un
maggiore rischio emorragico, un maggiore rischio emorragico che non raggiunge però la criticità come invece l'esposizione a un rischio tromboembolico di questi pazienti. E torniamo ai segni clinici, molto specifici, ce n'è però uno che mi piace sottolineare perché è l'elemento più facile da acquisire nello studio medico, in un pronto soccorso, che è l'elettrocardiogramma, che ha degli assoluti segni specifici, tipo la S in D1 o la Q in D3, con le T invertite in D3 e con inversione delle onde T, una rotazione dell'asse orario del QRS. Questi elementi specifici non ci dicono altro che quello che poi troveremo con l'ecocardiografia, cioè una compromissione del ventricolo destro. Questo è un paziente che magari la radiografia del torace non dice nulla, l'emogas analisi può dire abbastanza poco, può essere anche completamente negativa, quindi continuiamo con i segni specifici, ma cominciamo ad accendere il campanello d'allarme sul sospetto clinico. Sul sospetto clinico, ci ha detto il professor Ciccone già nell'introduzione, che passa attraverso l'utilizzazione degli score, ce l'ha detto il professor Ciccone, ce l'hanno detto gli altri relatori, ce lo dicono le linee guida, usate lo score di Ginevra, usate lo score di Wells, il professor Ciccone è un uomo d'onore e tutti loro sono uomini d'onore, quindi non abbiamo da dubitare di quello che ci dice, salvo che se ripensiamo un poco a come vengono utilizzati, forse non è del tutto vero. Questa è una meta-analisi di circa 20 studi che hanno confrontato l'utilizzo degli score clinici per stratificare la probabilità di embolia polmonare. E non hanno visto solo gli studi che usavano lo score di Ginevra, lo score di Wells, lo score di Ginevra modificato, lo score di Pisa, il criterio di rule out o il criterio di Charlotte, come vedete gli score sono tanti. Allora, che cosa concludono da questa meta-analisi? Concludono che la sensibilità e la specificità di questi score sono molto bassi, cioè se li utilizziamo o non li utilizziamo probabilmente non cambiamo il percorso dei nostri pazienti. Questa meta-analisi va ancora oltre e dice: vado a vedere tutti gli studi in cui si è arrivati alla TAC. Se io uso lo score, Wells e Ginevra in particolare sono stati quelli utilizzati, se io uso lo score, utilizzo di meno o di più la TAC e la TAC diventa più specifica o meno, bene, purtroppo anche la conclusione di questa meta-analisi dice che nonostante abbiamo tanti tools da utilizzare, questi non ci aggiungono molto. Quello che in realtà ci aggiungono è quello che molto più semplicemente è il rule out del paziente. Cioè se questi pazienti hanno uno score basso, e quindi lo possiamo utilizzare, e magari hanno anche i didimeri negativi, possiamo dire con un grande margine di sicurezza che il paziente non ha un'embolia polmonare, ma è l'unica cosa che possiamo dire. Se lo score è medio o alto, benissimo, usiamo il cervello, usiamo la pratica clinica e la conoscenza clinica per dire questo paziente è opportuno che prosegua il percorso per la diagnosi di embolia polmonare. Questo è uno score che, se vedete, sono parametri molto leggeri da acquisire, ma che stanno nella testa di tutti noi per dire se il paziente ha no a tutte queste risposte. Se io dico no a tutte queste risposte e se il didimero è pure negativo, è inutile che vada avanti, è inutile che faccio fare un attacco, è inutile che condiziono il paziente a prendersi una dose di raggi che non sarà indifferente. Però è importante che nei nostri pronto soccorso, nei nostri ospedali, venga seguito un percorso e venga quindi istituito un protocollo condiviso, perché se il protocollo non viene seguito, come dimostrano questi autori nel 2011, il 43% dei pazienti che accedevano a questo pronto soccorso non seguivano, dei 1500 ricoverati, non seguivano un protocollo. Se il protocollo non viene seguito, se la gestione non è appropriata, questi pazienti hanno un'entità di fatalità, come recidive di trombosi venosa profonda e malattia tromboembolica, e di mortalità superiore ai pazienti in cui il protocollo veniva seguito. Quindi attenzione, se il paziente comunque accede alla nostra attenzione, perlomeno uno schema mentale da seguire. Vogliamo usare gli score, ma li usiamo col criterio che abbiamo detto per escludere. Vogliamo usare la nostra percezione della malattia, vogliamo usare
la nostra percezione di da che provenienza è il paziente, un paziente che proviene da una storia di chirurgia, da una storia di medicina complicata, un paziente che ha già avuto in passato storie di questo genere. Usiamo quello che vogliamo, ma alla fine dobbiamo utilizzare un percorso univoco. Il percorso univoco ce lo dicono le linee guida, ci è stato già detto, se il paziente è comunque clinicamente instabile, scusate, è un paziente comunque che viene in shock e ipotensione, è un paziente ad alto rischio e ad alta probabilità di embolia polmonare, questo paziente accede immediatamente alle cure, a prescindere se abbiamo a disposizione un attacco o meno. L'attacco in questo momento non è fondamentale, come è fondamentale cominciare subito un trattamento. Che fine fanno i didimeri? I didimeri, come avete visto, non vengono neanche presi in considerazione nell'alta probabilità. Nell'alta probabilità il didimero è un elemento confondente. Il didimero diventa importante se il paziente ha bassa probabilità. Se è a bassa probabilità di avere un'embolia polmonare, abbiamo usato o non usato lo score, il didimero può essere discriminante. Bassa probabilità, didimero negativo, non andiamo avanti e non facciamo l'attacco. L'ATAC, che secondo quello che dice quest'altro studio, ha cambiato forse l'atteggiamento anche per la facile accessibilità dell'angiotac oggi nei nostri ambulatori, nei nostri ospedali, ha cambiato l'atteggiamento in realtà dai precedenti 10 anni ai successivi 10 anni. L'ATAC ha identificato, le TAC utilizzate in questo centro, in quest'unico centro, ha identificato dal 20 al 25% dei pazienti con embolia polmonare, nella stessa maniera 10 anni prima e 10 anni dopo. L'unica cosa è che si sono fatte più diagnosi, quindi la popolazione in cui viene utilizzata è il 200% rispetto ai 10 anni prima, identificando le stesse embolie polmonari, il 20%, il che vuol dire che c'è un 80% di TAC che vengono eseguite per sospetto embolia polmonare che non hanno l'embolia polmonare. Non abbiamo fatto il rule out, il rule in correttamente nella maniera precedente. E fra l'altro le tante tacche che vengono fatte spesso, a prescindere dalla ricerca dell'embolia polmonare, trovano l'embolia polmonare. Viene fatto un angiotac per un attack polmonare per altri motivi e trovano embolie polmonari subsegmentari e parcellari. Che cosa ce ne facciamo di queste? Le dobbiamo trattare tutte? È un altro punto interrogativo che io vi lascio. Qualcuno dice, e io condivido parzialmente questa opinione e adesso vi farò capire perché parzialmente, alcuni dicono che vadano trattate tutte come embolie polmonari, altri invece suggeriscono che piccole embolie subsegmentali facciano parte di una normale esistenza. È come se il polmone comunque rappresenti l'imbuto e il filtro di piccoli coaguli che comunque vanno in circolo. Questi incidentalomi, come spesso vengono descritti, una volta che li abbiamo trovati, mettiamo il paziente a vita in trattamento con anticoagulanti, facendo comunque correre un rischio emorragico. Questa è la flowchart complessiva, ma quello che mi preme ricordare è che noi dobbiamo identificare le embolie polmonari, ma identificare anche che cosa succede dopo la fase acuta, perché come ci ha detto anche il dottor Galgano è importante identificare i pazienti che svilupperanno l'ipertensione polmonare post-tromboembolica, che sono il 5%, Giuseppe, il 5, il 7% delle embolie polmonari, così ci dicono, ci consegnano i dati della letteratura, ma in realtà sono il 5-7% delle embolie polmonari diagnosticate. Chi si occupa di ipertensione polmonare e vede afferire pazienti con sospetto di ipertensione polmonare sta trovando tante ipertensioni polmonari dove da nessuna parte era scritto che questo paziente avesse avuto un precedente episodio di trombosi venosa profonda o di embolia polmonare. Quindi probabilmente questo 5-7% andrà rivisto da una casistica epidemiologica che in questo momento non è a nostra disposizione, non ce l'abbiamo perché non diagnostichiamo le embolie polmonari. Qualcuno propone, visto che la malattia è talmente complessa che, come oggi è rappresentata da una multispecialità presente in sala, anche negli ospedali è necessaria una complessità e quindi un coinvolgimento multispecialistico, che venga stabilito anche, come in questo ospedale di Cleveland, venga istituito anche un Pulmonary Embolism Response Teams e facciamo un altro team.
dopo avere l'ART team per la cardiochirurgia, il team per la fibrillazione atriale, il team per lo scompenso, il team per l'ipertensione polmonare, forse ci vuole anche il team per l'embolia polmonare, ma gli uomini sono sempre gli stessi e quindi averli in più team diventa difficile, ma sicuramente questo messaggio è la patologia è complessa, la gestione è complessa, è opportuno che in una fase di questa gestione intervengano tutti gli attori che si chiamano emostasiologi, angiologi, cardiologi, chirurghi, ma tutti devono poter intervenire e si deve sapere nell'ambito di un ospedale o di una struttura quali sono quelli che devono essere coinvolti in queste decisioni. L'ultimo mio messaggio riviene già da quello che ci è stato detto sul trattamento estensivo dei pazienti con trombosi venosa profonda e embolia polmonare. Questa diapositiva ve la faccio vedere non per parlarvi di terapia, ma per dirvi che in questi studi di fase 3 in cui veniva utilizzato il trattamento estensivo con i NAO, con gli anticoagulanti diretti, c'è una popolazione di confronto con placebo, solo un piccolo studio si confronta col dabigatran, come ci è stato detto. La popolazione che si confronta col placebo è perché, secondo la Good Medical Practice, questi pazienti potevano non continuare il trattamento anticoagulante perché erano pazienti con un relativo basso profilo di rischio di recidiva tromboembolica. Eppure la recidiva tromboembolica in questa popolazione di confronto va dal 5 all'11%, questo 1-3% è la popolazione che viene trattata invece con warfarin. Quindi attenzione, abbiamo scelto una popolazione a basso profilo di rischio che fa una recidiva di embolia polmonare o di trombosi venosa profonda in una percentuale considerevole di pazienti, per cui forse trascurare il follow-up di questi pazienti, perché fino ad oggi erano affidati ai centri di emostasi e trombosi, ma oggi con gli anticoagulanti diretti chi li verrà più? Il cardiologo che ha prescritto l'anticoagulante diretto, l'internista che ha prescritto l'anticoagulante diretto, sono pazienti che si disperdono e fra l'altro nessuna linea guida del mondo, vedendo sia quelle americane, quelle europee, quelle spagnole, quelle francesi, quelle inglese, parla di come si tratta il follow up dell'embolia polmonare. Per questo l'Associazione Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri e le cardiologie italiane hanno pensato che fosse il momento di fare il punto su come si segue il follow-up dell'embolia polmonare. Questo documento è ormai disponibile e sarà presto disponibile anche sulla letteratura internazionale e ci dice che cosa fare dopo la fase acuta, tenendo presente che il follow-up comincia il giorno in cui il paziente entra in ospedale durante la fase acuta. E vi ringrazio per la vostra attenzione.